Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi stileremo la classifica di tutti i boss di Returnal dal più semplice al più difficile, ricordandovi sempre che le opinioni espresse in questo video sono strettamente personali. Proviene da te la pallida ombra. Sesta posizione, Ofione. Il boss finale, sorprendentemente, si trova in fondo alla classifica. Ofione ha tutta una serie di proiettili molto confusionari a schermo, senza dubbio. Per colpirlo dovremo anzitutto sparare le sfere per svelare i suoi punti deboli. Tuttavia, la maggior parte delle volte che si arriva fino a questo punto della run, saremo dotati di un'ottima arma, tanta vita e forse pure qualche cura. La conclusione è dunque tratta. Ho visto una creatura volante. Cos'è quella escrescenza? Quinta posizione, Issione. Boss del secondo bioma non ha nulla da invidiare ai più impegnativi. Inizierà lo scontro piazzandosi al centro dell'arena e rilasciando lenti gruppi di proiettili, per poi procedere con uno scatto che lascerà dietro di sé una scia. Per il resto, i suoi attacchi si faranno più numerosi durante il passare delle fasi, ma nulla di veramente degno di nota. Eliminato qualcosa di superiore. Quarta posizione, Frieke. Primissimo boss del gioco, Frieke non possiede grandi resistenze e nessun attacco particolarmente impegnativo, a parte forse i colpi in mischia che infliggeranno seri danni. Tuttavia, è comunque il primo boss e con le deboli risorse dell'early game può essere una buona sfida. Si è diradata e non rilevo più la firma energetica. Terza posizione, Algos.
Unico boss del DLC, Algos è uno scontro che viene affrontato circa 3 volte per run completa nel DLC ed ogni volta si potenzia. A causa della forte casualità di questo DLC, Algos può essere davvero ostico senza gli strumenti giusti. O veramente una passeggiata, come nel mio caso. Seconda posizione, Nemesi. Boss del terzo bioma e unico boss statico del gioco. Circondato da simpatici esseri inquietanti, egli si lascerà colpire mentre rilascerà proiettili dalla media velocità e raggi laser. Questo è il primo vero scontro dove gli occhi iniziano ad incrociarsi e l'ultima parte contribuirà nocivamente alla cosa. Qui infatti dovremo continuamente spostarci da una piattaforma all'altra mentre un'immensa pioggia di proiettili ci arriverà addosso. Il tutto per avvicinarci abbastanza da colpire il nostro avversario. Avversario che peraltro non esiterà a spingerci indietro appena saremo troppo vicini. Insomma, quest'ultima parte è veramente confusionaria e senza dubbio una delle più ardue di tutti i boss. Gli ostacoli sono finiti. Finalmente posso dare un senso alla pallida ombra. Devo interrompere la musica. Sono stanca di ricordare. Prima posizione, Iperione, e in cima alla classifica abbiamo il boss del bioma 4, meno male che il 5 non ne ha. Iperione è infatti inaspettatamente ben più ostico di ogni altro scontro, combinerà veloci laser e proiettili, dandoci insomma una bella introduzione del secondo atto di questo gioco. Nonostante sia il più arduo, tuttavia, non ho molto da commentare, semplicemente la veemenza con cui ci assalirà basta e avanza per rendere lo scontro più difficile di questo bellissimo roguelite.